Cosa vuole essere? Putignano è una festa? Sì, Putignano è una festa, vuole essere un libro che ripercorre un po' la storia di Putignano, però non con uno sguardo nostalgico solo al passato. È un libro che parla anche dei difetti e dei pregi dei putignanesi, quindi ho cercato di, per quanto possibile ovviamente, di intrecciare la storia con il presente, anche perché il presente ci aiuta a capire meglio la storia e viceversa, quindi non solo un libro di memorie, ma anche un libro che possa servire, io direi, soprattutto alle nuove generazioni per comprendere alcuni fenomeni, alcuni processi di modernizzazione che ci sono stati a Putignano e che hanno lasciato un segno profondo, io direi nel bene e nel male. Come nasce il suo interesse per le tradizioni popolari? Beh, questo interesse risale soprattutto agli anni dell'università, anzi direi al primo anno di università, quando dovevo sostenere l'esame di storia delle tradizioni popolari con il professor Bronzini, e ricordo che in quella circostanza, oltre al programma che era previsto, approntai una piccola tesi sulle propaggini e sul carnevale di Putignano, anche perché sapevo che lo stesso professor Bronzini da tempo si occupava del nostro carnevale. Direi che di lì è incominciato questo mio interesse per le propaggini, per il carnevale di Putignano. Poi ho cambiato un po' direzione perché mi sono occupato e mi occupo attualmente soprattutto di letteratura italiana, di storia del libro e dell'editoria, ma sempre con questo sguardo, diciamo, interessato al rapporto fra cultura alta, cultura scritta da un lato e tradizioni popolari dall'altro. Quali riti religiosi o profani hanno caratterizzato Putignano? Ma i riti che caratterizzano Putignano sono tantissimi. Proprio per questo ho voluto intitolare il libro Putignano è una festa, perché c'è questa straordinaria, direi, predisposizione dei putignanesi a fare una festa continua, starei per dire. L'aspetto forse più interessante è che c'è questo intreccio, questa commistione fra sacro e profano. Il simbolo di questa commistione è sicuramente il giorno del 26 dicembre, quando la mattina si svolge la processione in onore del santo, diciamo, protettore di Putignano, Santo Stefano, e poi a distanza di poche ore incomincia il carnevale. Ho voluto chiudere il volume Putignano è una festa con l'immagine di un propaginante, Cosimino, che molti di noi conoscono, il quale in effetti la mattina partecipa alla processione vestito da confratello e a distanza di poche ore si trasforma in quel personaggio che conosciamo. Putignano ha miti o leggende che non sono vere? Io direi che in ogni mito e in ogni leggenda c'è qualche cosa di sicuramente non vero, anche se il termine vero è particolarmente impegnativo. Ci sono dei miti e delle leggende antiche, ovviamente, che rimandano a culti precristiani, a culti pagani. Poi ci sono dei miti e delle leggende, secondo me, molto molto più recenti, che sono state costruite ad hoc per rendere alcuni riti che magari erano più moderni, renderli più antichi, perché ovviamente l'antichità crea fascino, crea una certa attrattiva. Pregi e difetti dei putignanesi? Beh, tra i pregi io ricorderei soprattutto la laboriosità. La laboriosità e la creatività. Il putignanese è abituato a lavorare molto e ad essere molto, molto intraprendente, molto creativo. Direi che tutta la storia del tessile e dell'abbigliamento di Putignano rinvia a questa particolare nostra indole.
Voglio ricordare che quello che è stato fatto qui a Putignano poi si è potuto diffondere anche nei paesi vicini. Putignano è ormai il centro di un vero e proprio distretto industriale e questo lo si deve alla nostra laboriosità, alla nostra inventiva e alla nostra creatività. E per quanto riguarda i difetti, i difetti, se dovessimo rispettare un luogo comune, direi la parsimonia, la tirchieria. Ovviamente qui ci sono poi termini più o meno diversi o più o meno simili per definire questa tendenza dei putignanesi al risparmio o alla conservazione, starei per dire. Ma questo può essere, ripeto, un difetto, così come può essere anche un pregio. L'altro difetto che io attribuirei, ma non ai putignanesi, a tutti noi ovviamente, direi è quello di avere una mentalità strettamente legata a tutto ciò che è immediatamente utile, cioè si fa e si crede solo in quello che può avere un risvolto, un riscontro, diciamo, economico, di guadagno in tempi brevi. Tutto ciò che invece riguarda la cultura, riguarda la bellezza, cioè tutto quello che non sembra essere immediatamente utile e spendibile, tutto questo passa in secondo piano, se non ancora dopo. Per fortuna, direi, in questi ultimi tempi noto dei segnali positivi. Incominciamo a parlare e a discutere anche di questo. I putignanesi hanno ancora i coriandoli nelle vene o il carnevale è solo un escamotage per attrarre turisti? Ma io direi entrambe le cose. Io direi che il putignanese ha nel suo DNA questa straordinaria predisposizione al carnevale. Solo questo ci fa capire come mai una festa così antica, così fortemente radicata nel mondo contadino poi sia sopravvissuta. Se non ci fosse questa straordinaria predisposizione, tutto questo sarebbe finito, come del resto è finito in altri paesi. Invece qui evidentemente lo abbiamo nel sangue, ecco, questo carnevale e questa festa. Per quanto riguarda poi tutto il resto, io direi che c'è poi un risvolto anche di tipo economico, di tipo turistico, ma questo risale già, starei per dire, agli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Già negli anni 30 il carnevale viene visto dalle autorità putignanesi, dagli amministratori, come una risorsa turistica. Voglio ricordare che negli anni 30 vengono scoperte le grotte a Putignano e si incomincia a pensare ad un abbinamento di questo tipo, cioè valorizzazione e sviluppo delle grotte insieme al carnevale. Io direi che di questo non c'è poi tanto da scandalizzarsi, perché questo significa che la festa cambia significato e che la festa può sopravvivere anche in funzione di questa nuova immagine, di questa nuova funzione che può avere nel nuovo contesto, nel contesto della modernità o, se vogliamo, dir meglio, della postmodernità. Favorevole o contrario al tema unico? Io sono sostanzialmente contrario al tema unico, proprio perché, come dicevo prima, il putignanese ha questa straordinaria predisposizione alla creatività, per cui non ha bisogno che gli si dica, che gli si dia un input, che gli si dia un tema per poter fare carnevale. Il putignanese sa comunque fare tutto questo. Invece voglio fare una considerazione relativamente alle sfilate. C'è un aspetto positivo nel tema unico che emerge da questa edizione, ovvero la necessità avvertita da tempo comunque di coordinare un po' la manifestazione. Io credo in questo coordinamento, in una manifestazione che possa avere
diciamo, degli elementi di crescita, però il tema unico lo trovo onestamente un po' eccessivo. Quali personaggi hanno scritto la storia del Carnevale e di Putignano? Beh, per quanto riguarda il Carnevale, io direi che la festa è fatta da centinaia, da migliaia di persone. Starei per dire che si mobilita, non dico tutto il paese, ma una buona parte. Non c'è dubbio però che ci siano state delle figure, dei protagonisti di questa festa. Mi piace ricordarne in questa circostanza due, ai quali abbiamo tra l'altro dedicato delle mostre e abbiamo dedicato anche due cataloghi. Il primo è Stefano Caldi, Ubarsid, perché a mio avviso è il simbolo di questa predisposizione dei putignanesi al mascheramento, al travestimento. E qui abbiamo l'immagine del carnevale di una volta. L'altro protagonista è invece Armando Genco, il cartapestaio che ha in realtà dominato poi la scena dei carri allegorici, dei corsi mascherati per diversi anni, per qualche decennio. Armando Genco invece è il simbolo di questo carnevale spettacolare, di questo carnevale moderno che è poi quello che viviamo in questi giorni. Avranno seguito le pubblicazioni su Caldi e Genco? E vi è un filo conduttore tra queste e la mostra Signori in carrozza? Sì, il filo conduttore sicuramente c'è. Il filo conduttore è quello di recuperare una parte della memoria storica di questa nostra manifestazione. Con questa ultima mostra, Signori in carrozza, abbiamo voluto ricordare quattro personaggi: Pietro Campanella, Giacomo Pagliarulo, Damiano Andresini e Pietro Luisi. Il primo è stato protagonista principale delle propaggini per diversi decenni ed è stato anche autore di un libro intitolato Uceppone, dove lui rimette in circolazione alcuni versi, alcuni testi che aveva utilizzato nelle propaggini. Per quanto riguarda invece gli altri tre, sono tre protagonisti dei corsi mascherati, delle sfilate dei carri allegorici, ma con quelle che una volta si chiamavano le maschere di carattere. Erano tre artigiani che preferivano travestirsi nei modi più improbabili e soprattutto partecipavano ai riti più tradizionali del carnevale, come quelli dell'estremunzione e del funerale di carnevale. Rispetto al passato, com'è cambiato Putignano e il suo carnevale? E quale futuro vede? Ma il futuro è difficile per tutti forse prevederlo. Per quanto riguarda le trasformazioni sono notevolissime, e riguardano sia la trasformazione che si è verificata nel Novecento, cioè Putignano da paese contadino è diventato paese industriale, e tutto questo comporta poi tutta una serie di modifiche nel modo di pensare, nel modo di agire, nel vissuto, nello stesso modo starei per dire di vivere la festa. Quindi è chiaro che come la società si trasforma, così è inevitabile che si trasformi anche la festa. Per quanto riguarda il Carnevale di Putignano, io direi che ha un grande futuro, per quello che è possibile prevedere ovviamente, perché ritengo che le potenzialità sono veramente enormi. Quindi se si riesce a programmare tutto nella maniera migliore, io penso che il nostro Carnevale avrà un futuro molto bello. Quale ruolo ha avuto e continuerà ad avere la globalizzazione su tutte le feste popolari? Questa è una domanda impegnativa. Direi che la globalizzazione e i forti processi di industrializzazione, qualcuno riteneva che avrebbe cancellato, avrebbe ulteriormente ridotto lo spazio per le feste e per tutto ciò che era tradizionale. In realtà gli ultimi avvenimenti ci fanno ritenere che possa accadere esattamente il contrario, ovvero i processi di globalizzazione finiscono per creare nuovi spazi e per creare nuove possibilità di crescita alle feste e alle tradizioni popolari.
E questo mi sembra di poterlo vedere qui a Putignano. È veramente, come posso dire, interessante notare come i protagonisti del Carnevale, che è una festa legata alla tradizione, sia in realtà fatta soprattutto dai giovani, dalle nuove generazioni. Questo significa che evidentemente c'è un bisogno di festa, c'è un bisogno di appartenenza, nonostante i massicci processi di globalizzazione in atto.